Floris nel suo libro dice come statisticamente il PIL prodotto dal paese, quindi la capacità produttiva del paese, dipende dalla capacità di generare, di fare cultura, e quindi di fare cultura nel senso che si interpretava prima, cioè di generare persone che possano farsi capire e comprendere gli altri, capire gli altri. Ecco, mi sembra estremamente legato l'argomento, cioè la promozione di quella che è la nostra capacità produttiva in Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero verso l'Italia, perché il nostro gap è sia di esportazioni, lo abbiamo visto che dopo anni di galoppo del nostro export c'è una flessione attualmente, e di importazioni e di attrazione di investimenti esteri, quelli che in economia vengono chiamati IVE, quindi attrazione di investimenti esteri che generano attività produttiva nel nostro paese, ed è statisticamente provato che chi viene a fare business in Italia è portato a consumare beni di consumo italiano, è portato ad entrare in una cultura italiana, quindi noi dobbiamo lavorare su questi due fronti. Ecco, un argomento che mi ha sollecitato la discussione, e che ringrazio anche Giovanni Floris per averlo citato nella chiacchierata che facevamo venendo in macchina, è che io spesso mi chiedo e mi sono chiesta, anche per la mia origine familiare, quanto l'istruzione e la cultura in senso lato, e quindi quanto l'ignoranza, cioè il non conoscere, effettivamente possono produrre dei cervelli in grado di svolgere un'attività imprenditoriale, di inventare un'attività imprenditoriale. Dico questo perché io sono umbra, sono nata a Todi, la mia famiglia è di Todi, mio padre in particolare, a cui devo tutto quello che io ho oggi, compresa l'azienda che ho l'onore di presiedere da quando lui purtroppo è scomparso, è un figlio di contadini della nostra regione, della terra umbra, nato nelle due guerre. Qui siamo tutti umbri, sappiamo che cos'era l'Umbria tra le due guerre, quindi cresciuto adolescente nel secondo dopoguerra in un'Italia distrutta, immaginate che cos'era, sappiamo bene che cos'era l'Umbria dell'epoca, senza una strada, senza niente, sicuramente per quello gli è venuto in mente di costruire le strade, perché le strade mancavano in Umbria. Ecco, mio padre raccontava, venendo in macchina, e a molti che conosco che sono qui presenti in aula l'ho raccontato più volte, era una di quelle persone che aveva fatto la terza elementare in campagna, perché a 8 anni le braccine dei bambini erano abbastanza forti per andare a lavorare in campo. E detto questo, ti dico questo perché è un uomo che ha fondato un'azienda che oggi lavora in 12 paesi diversi di 4 continenti, per poter prendere la persona e la nostra azienda. Devo essere sincera, io non guardo solo ed esclusivamente se si è laureato in 5 anni o 4, dipende dal corso di laurea, e ha preso 110 lode. Certo, se lo ha fatto ha un senso, ma può avercene messi anche più di anni, perché magari ha fatto un'esperienza di lavoro, ha fatto del volontariato, ha mantenuto un pezzo di famiglia, magari non ha preso 110 lode, ma ha fatto un percorso di vita che va al di là di quello che è l'effettivo raggiungimento o l'effettivo risultato raggiunto attraverso la sua carriera scolastica. Anche perché, devo essere sincera, e qui faccio autocritica su me stessa, purtroppo oggi quello che tutti noi, quindi anche io stessa, percepisco rispetto alla preparazione scolastica che viene data ai nostri figli, dalla scuola primaria, secondaria, dell'università, quando poi sono sul campo del lavoro non corrisponde, ed è un annoso problema, il problema del dibattito che si fa continuamente del legame tra lavoro e impresa, quindi lo studente di ingegneria che esce con 110 lode e poi lo mandiamo in cantiere non è in grado neanche di capire dove si trova esattamente, se non ha fatto un certo tipo di esperienza o se non gli facciamo un tirocinio di un certo tipo. Quindi il mio invito è a cercare di corollare il proprio curriculum vitae nel momento in cui ci si presenta per un colloquio di lavoro, di corollarlo rispetto a qualcosa che vada anche al di là di quella che è l'istruzione soltanto scolastica. Questo è estremamente importante, ed è una cosa che valuto io, ma valutano anche i miei colleghi imprenditori. Altro argomento apparentemente banale ma fondamentale, che viene toccato in entrambi i libri, che ha toccato anche benissimo Nicoletta: in Italia non si parla di imprese. Polemica che adesso l'Unione Europea ha scatenato nei confronti dell'Italia, della Gelmini in particolare, in quanto si parlava di istruzione, e cioè che sembra che ci sia adesso,
non so quale ricorso alla Corte Europea, per cui lì, siccome il decreto Gelmini sta promuovendo l'inglese nelle scuole, si è alzato qualcuno che ha detto no, non bisogna insegnare soltanto l'inglese, perché qui siamo l'Europa dei 27, per cui facciamo più linguismo, bisogna essere aperti alle tante lingue. Quindi, ecco, a me sembra una follia sinceramente da questo punto di vista, perché l'inglese è oggi la lingua attraverso la quale noi riusciamo a dialogare con il resto del mondo, attraverso la quale noi riusciamo a lavorare con il resto del mondo, attraverso la quale noi riusciamo ad attrarre investimenti in Italia. Altro argomento, e vado verso la conclusione, la crisi di quelli, c'era una bella intervista di Gianfelice Rocca, che è il responsabile, il vicepresidente di Confindustria per l'Education, di ieri se non sbaglio, su Sole 24 Ore, in cui si tocca il tema dei licei e degli istituti tecnici. Ecco, io forse perché faccio un mestiere che tocca la parte tecnica dei settori merceologici, quindi mi rivolgo più agli ingegneri, ai tecnici, ma c'è una carenza importante attualmente di quelle che sono l'avvicinamento dei giovani agli istituti tecnici. Questo è un problema fondamentale ed è stata lanciata la proposta, che spero venga accolta, di poter in qualche modo chiamare licei tutti gli istituti secondari. Adesso forse qualcuno si scandalizzerà, chi ha studiato il classico, chi ha studiato il cinese, chi ha studiato il greco, chi si è dato il latino, e si scandalizzerà rispetto a quella che è la differenza tra lo studio che si fa in un liceo e in un istituto tecnico. Ma se riuscissimo a chiamarli alla stessa maniera, a distinguere le varie discipline e a far capire che non c'è un istituto secondario di serie A e di serie B, potremmo piano piano, magari con la prossima generazione, colmare quello che è il gap di studi tecnici che noi abbiamo oggi noi in Italia. Ricordiamoci che il 30% degli ingegneri che si laureano anche con 110 lode viene da chi ha studiato, che è diventato geometra, quindi da chi è un istituto tecnico. Oggi gli istituti tecnici in Italia alle classi degli istituti tecnici si rivolgono soltanto a figli di extracomunitari, quindi a figli di persone che non sono italiani e che si preparano però a riempire quella che è la classe dirigente tecnica che manca oggi in questo paese. Questo mi sembra un punto estremamente importante, sia di equiparazione tra quelli che sono gli studi classici, umanistici e tecnici, sia rispetto a quelle che sono oggi le necessità nel nostro paese e nel resto d'Europa. Velocissimamente vorrei dire che il problema non è soltanto italiano, perché poi anche Severini nell'ultima pagina del suo libro tocca un po' il problema del disfattismo, in cui noi siamo bravissimi gli italiani, no? A parlare male dell'Italia, in qualche modo a considerarla sempre il fanalino. Ecco, dato che abbiamo parlato di Obama, nei 20 minuti di discorso che ha fatto Obama durante il suo insediamento, e dato che spesso l'America è considerata come un punto di eccellenza nell'istruzione ed è vista da noi come un punto di eccellenza, ha toccato l'istruzione, quindi non è soltanto un problema italiano. Lui ha detto: trasformeremo le nostre scuole, i nostri college, le nostre università per soddisfare le richieste di una nuova era. Anche negli Stati Uniti, che sono visti da noi come un benchmark positivo, come una best practices in tutti i sensi, c'è un problema di istruzione, c'è un problema importante. La cosa che dobbiamo importare di buono è che, e Obama lo dimostra, è anche una persona estremamente povera, una persona che viene da una famiglia umile, una persona che è afro e che è diversa da tutti i punti di vista, può studiare, può guadagnarsi delle borse di studio, perché negli Stati Uniti c'è la possibilità di farsi finanziare la propria carriera scolastica. Lui ha fatto così come l'ha fatto la moglie di Obama. Quindi questa è la grande differenza, quello che dobbiamo importare. Oggi in Italia, purtroppo un dato, io credo purtroppo che la storia del rettore Gelmini sia un po' un'eccellenza, mi rendo conto che è così, anche perché noi stessi forse non crediamo più in quello che è il percorso scolastico. Quindi io credo che riprendendo quello che è la dignità del percorso scolastico, con delle regole che poi la politica deve mettere in campo per far sì che questo possa essere effettivamente perseguito, riusciremo a tornare a dei livelli non tanto di eccellenza scolastica, perché quelli sono convinta che noi già li abbiamo, molto più di quanto pensiamo, ma soprattutto di
possibilità di in qualche modo recuperare quella dignità che oggi la scuola ha avuto. Grazie. Grazie.